Ma solidarietà. La nostra macchinetta è in preda a un attacco da parte di elastici. Ho perso una vite, non sapevamo come fare e noi mettiamo a rischio 1000 euro di macchinetta per fare il video con voi. Cominciamo perché non sento più la faccia. Allora, eccoci qui. Come a parte gli elastici, esatto. Dice che a parte scherzo, a parte gli elastici. A parte gli elastici, la macchinetta però realmente è ancora con sì, gli elastici, poverino. Non scherzavamo. Tieni duro. Tieni duro, tieni soprattutto la macchinetta. Tanto è duro. Iniziamo subito vai. Con le notizie, che non vogliamo fare un altro video di 50 minuti. Vai, inizia. Inizio io. Uplay. L'Uplay la troviamo a Lucca e durante il mese poi di novembre con 3 titoli. Anzi, 4 titoli. Allora, uno è The Long Road, ok? Questo è un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata di 30-45 minuti, dagli 8 anni in su. In cosa consiste? Semplicemente ottenere denaro. Siamo in un'ambientazione western, quindi ottenere denaro commerciando bestiame e quant'altro, e dobbiamo utilizzare dei personaggi, loschi individui, così sono definiti, armarli per poi ottenere dal commercio, dalle nostre diligenze, più soldi rispetto agli altri. Ok. Poi successivamente abbiamo Chronicles of Crime, e questo è uno di quelli che aspetto probabilmente a Lucca, lo andremo a provare, sicuro. 14 anni in su, 60-90 minuti, 1-4 giocatori. Questo gioco, diciamo, inserisce tutto in uno: app, giochi da tavolo, okay, e realtà virtuale. Investigativo, quindi ci sono degli occhialini che ci daranno la possibilità, insieme all'applicazione, di vedere delle cose in modalità 3D. E dovremo risolvere misteri e soprattutto quello che è all'interno della scatola può essere poi riutilizzato per altre storie, quindi le espansioni che usciranno si dovrà solo comprare l'avventura. Andiamo avanti con Smash Up, è colpa vostra. E vostra. Big in Chap, non è colpa vostra. Visto, sì, è colpa vostra. Vostra, proprio vostra. Sì, quindi cosa abbiamo? Smash Up, il gioco lo conosciamo, con 2 nuove fazioni. Quindi è colpa vostra e i Big in Japan. Che io, cosa sono? Esatto, io farò un accenno perché secondo me merita. Sì, merita. Allora, i Big in Japan sono delle cose, diciamo, forse già viste, forse. E andiamo a quell'altra fazione che è colpa vostra. Perché è colpa vostra? Perché è stato creato un sondaggio da parte della AEG. Complimenti. E, diciamo, è venuto fuori che da questo sondaggio i personaggi che si volevano all'interno di questo gioco sono squadra, supereroi, miti greci e draghi. L'ultimo invece è Go Nuts for Donuts. Si parla di dolci. Vedi? Sapevo di prenderti in castagna. Un attimo. Ci sono dei dolci, ognuno fa una selezione segreta. Si gira questa selezione in contemporanea. Se un giocatore ha scelto un dolce da solo, prende quel dolce. E chiaramente anche lì più dolci ci daranno dei punti. Se più persone hanno scelto un dolce, non viene preso da nessuno. Perché se si litiga si lascia lì. Ok. Iniziamo con la Cranio Creation. Iniziamo con Pank, un gioco di dadi. E a turno si tireranno questi dadi e bisogna fare il set di dadi dello stesso tipo più grande possibile. Una volta che completi una riga, gli altri non possono più completare la riga corrispondente. Quindi se tu fai 5-5, io non posso fare più 5-5. Fine partita, chi ha più punti sui set vince. Poi Jungle Race, questo non l'abbiamo playtestato. Sicuro è quello, l'unico bello. 2-6 giocatori, età 6 anni in su, durata 20 minuti. È una corsa di macchine con delle carte. Prende, giochi le carte. Lo scopo è in 3 turni arrivare il più avanti possibile il tracciato. O, se non ho capito male, tagliare il traguardo. Vai. Escape Room, il gioco. Sembra uno scatolotto. È un gioco da 3 a 5 giocatori, dai 16 anni in su, durata 60 minuti, come la consueta Escape Room. Dentro a questa scatola ci sono 4 avventure da risolvere. Semplicemente bisogna entrare, bisognerà interagire con un'app che ci darà degli indizi, che ci darà la possibilità di interagire al meglio con componentistica del gioco. E anche questo direi che ci interessa. Da vedere. Forza. Vado avanti. Boom. Dammi una mano a pronunciarlo. Endeavor. Allora, gioco che ammetto non conoscevo, ignoranza mia purtroppo, ragazzi, non l'ho giocato, non l'abbiamo mai provato. Esatto, faccio schifo, scusate. E semplicemente è il rifacimento del gioco. Giocatori è 2-5 giocatori, la durata è 100 minuti, 14 anni in su. Dovrebbe rappresentare gli anni d'oro della navigazione. Newton, questo l'abbiamo playtestato. Questo gioco è 1-4 giocatori, 100 minuti, età 14 anni in su.
un intruglio di meccanismi di gioco molto particolari. Hai delle carte, dovrai giocare con queste carte per fare determinate azioni. Una volta che queste carte le hai utilizzate, vanno sotto una plancia e vi daranno dei vantaggi. Bisognerà andare avanti su determinati tracciati, bisognerà riuscire a fare delle scoperte scientifiche particolari, tre tipi di scoperte possibili, e come ogni gioco bisogna avere più punti possibili alla fine della partita. Le mura di York, un altro play testato. Questo è un giochino, un family game, diciamo, un entry level. Molto bello, ci sono dei dadi da tirare in una torre, delle missioni da rispettare, bisogna mettere queste mura su una plancina per delimitare l'area del tuo villaggio, lasciando fuori più possibile vichinghi e cercando di rispettare le missioni mettendo dentro a queste mura foreste, pianure e quant'altro. Alla fine di 3 round, mi sembra, quando abbiamo playtestato noi erano 3 round, se non ricordo male, chi ha più punti vince. Barrage. Wow. Il gioco è 2-4 giocatori, 14 anni in su, dai 60 ai 120 minuti. Che cosa ha di particolare questo gioco? È un gestionale di alto livello, rappresenta, diciamo, le dighe, l'ambientazione delle dighe, lo scorrere dell'acqua e l'ottimizzare di questo scorrere dell'acqua con delle centrali elettriche. Quindi ha un posizionamento, dovrebbe essere un posizionamento lavoratori. Ci troviamo a dover combattere o arrivare prima dei nostri avversari sul tavolo a prendere determinate cose sul tabellone. Non vi voglio spoilerare tanto di più, anche perché se non ve lo spoilerò io potete andare semplicemente su Kickstarter, ve lo lascio nei commenti. Tanta roba davvero. Vado avanti con la play game. Va bene? Allora iniziamo con Jurassic Snack. Si parla allora di giovani diplodochi, oddio, sono razze di dinosauro, dovrebbe essere. Io li conosco bene, sauro, dinosauro. Si parla di dinosauri che vanno, diciamo, nei pascoli e cercano di mangiare più foglie possibili. L'obiettivo è proprio mangiare più foglie. La squadra che mangia di più vince. Però c'è una possibilità: una squadra può chiamare il T-Rex. Comunque è un gioco da 2 giocatori. Dalla durata è velocissimo, 15 minuti. E l'età consigliata è dai 7 anni in su. Manhattan, di cosa si parla? Ma chiaramente si parla della famosa isola di Manhattan, dove ci sono degli imprenditori che dovranno accaparrarsi i migliori palazzi e soprattutto con la migliore vista. Quindi è un insieme di, diciamo, combo che porteranno ad ottenere più punti. Questo è un gioco da 45 minuti, da 10 anni in su, da 2 a 4 giocatori. Poi scorriamo sempre della play game, parvi di un'altra espansione di Flame Rouge. L'espansione si chiama Meteo, semplice, introduce all'interno del gioco la condizione climatica. Passiamo ora alla DV Giochi. Parecchi di questi titoli già ne abbiamo parlato nello scorso video: Catalyst, Deck Escape, Il Mistero del Dorado, esatto. Nier and Fair, questa espansione. È l'espansione Le Miniere d'Ambra, e Cuzco. Ma veniamo a giochi che piacciono a me. Il gioco, come si chiama? Funky Gal, uguale identico ad Happy Salmon. Sì. Solo che questi galli, invece di fare pugno, mano, Happy Salmon, faranno dei balli. E quindi bisognerà ballare come i galli. La scatolina è un gallo con una zippa. Guarda, quindi è da comprare solo per quello. Seguiteci, perché o Instagram o Facebook, qualcosa esce fuori. E ti dirò di più, infatti lo faremo probabilmente. Si può giocare Happy Salmon e Funky Gallo insieme. Si possono unire e giocarli insieme. Dopo Funky Gallo, però, c'è anche un'altra cosa. C'è 2 senza 3. Sì, questo è un po' diverso, perché non è la stessa tipologia di gioco, però la scatolina è uguale. Qui abbiamo un mostro, quindi Monster Match. Un match tra mostri, anche qui una scatolina simpaticissima. Ho paura. È un gioco di riflessi, quindi metterà alla prova la nostra prontezza di riflessi per bambini molto piccoli, quindi da 6 anni in su. Cosa stanno facendo questi mostri? Stanno cercando di rubare dei dolci. E i giocatori dovranno catturare il maggior numero possibile per recuperare tutti i dolci. Quindi prenderanno questi mostri per prendere più dolci possibile. Non è un gioco per me. Allora, e veniamo a un altro gioco sempre da tipo giochi: Seven for the Queen. Cosa si fa? C'è una regina un po' strana, un po' altezzosa e quant'altro, e noi dobbiamo competere per cercare di donargli la collana più bella di tutti, utilizzando delle carte in cui saranno rappresentate dei diamanti, delle gemme, per creare la collana più bella per poi darla alla regina. Anche qui è un gioco velocissimo, anche qui 10 minuti, da 8 anni in su, 3-4 giocatori. No.
adesso i miei amici dell'Asmodee. Io inizierò con Cake Forge, un gioco per due giocatori, una durata di 45 minuti, 10 anni in su. È un gioco di carte che però mette a confronto i due giocatori di cui vi parlavo con ognuno un mazzo unico. Cioè, dice qui sulla descrizione che ogni mazzo sarà unico. Questo prossimo gioco è un gioco che io comprerò probabilmente quasi a scatola chiusa. Unearth. Un gioco da 2 a 4 giocatori, da durata 30-60 minuti, dagli 8 anni in su. Questo gioco è un posizionamento dadi. Lo scopo è riuscire a scoprire la vostra tribù, maggior numero di foreste, montagne, e riportare al grande splendore la vostra città. A me piace questo target di gioco, 30-60 minuti, 2-4 giocatori. Soprattutto a me piace il piazzamento dadi, non so perché, ho una vena personale. Dopodiché si passa a Kung Fu Zone. Il gioco è da 2-4 giocatori, sì, la durata è di 10 minuti, 10 anni in su. Qual è l'ambientazione del gioco? Voi vi troverete nello zoo di notte, dopo che il guardiano ha chiuso lo zoo, e bisognerà interpretare dei combattimenti tra gli animali nello zoo. Poi andiamo avanti, c'è Shadow Amsterdam, un gioco da 2-8 giocatori, 30 minuti, 10 anni in su. Il gioco questo sembra molto interessante, dovrebbe essere un investigativo molto semplice, a squadre. Lo scopo del gioco è riuscire a risolvere il caso prima degli avversari. Ci sarà un capo squadra che darà degli indizi e dovrà portare la squadra a vincere, a scoprire prima il caso. Dopodiché c'è una serie di espansioni, set di miniature per Massive Darkness. La prima è Rating, poi c'è Assassini della Luna Rossa contro Elephant. Ok. Poi c'è Massive Darkness Stregoni contro Lord Tusk. Poi c'è sempre un altro set che contiene una nuova campagna, che è Le Missioni di Lava e Cristalli. Poi c'è il Trono di Spade Piovere delle Isole. Piovere delle Isole. This War of Mine, la prima espansione dei Racconti della Città in Rovina. E infine Rising Sun, Kami Unbound, una nuova espansione che inserisce i kami come razza giocante, da quello che ho potuto capire. Cosa ci porta Red Blue da Luca Comics and Game 2018 in poi? Un gioco nuovissimo, mai visto prima, una nuova versione di Voodoo. Dai, però questa volta è diverso, perché sono i mostri e gli alieni. C'è poco da dire. Voodoo con questi nuovi queste due nuove fazioni, diciamo. Io già mi sto preoccupando per le maledizioni che ci potranno essere. Esatto, probabilmente è quello. Andiamo avanti. Loch Ness. In cosa consiste? Un gioco da 2 a 5 giocatori, si gira per il lago alla ricerca del mostro di Loch Ness. Vince chi riesce a fare più foto del mostro. Un altro gioco che ci porta dall'altra parte del mondo. Andiamo in Australia con Australia Outback. Qual è l'obiettivo? Anche qui da 2 ai 4 giocatori, da 8 anni in su. L'obiettivo è quello di ripopolare, diciamo, con le razze autoctone dell'Australia, quindi koala, varani, emu, riempire la plancia del giocatore con più tessere degli animali differenti. Ok. Poi andiamo avanti. Altro gioco che fa parte della linea Kay, quindi Clay Flower, Caper. Ok. Il nuovo gioco si chiamerà Kay Flow. Un gioco da 2 a 6 giocatori, da 45-75 minuti. Quindi dovremmo cercare di creare, diciamo, la nostra comunità di Kayless giocando le carte che avremo accumulato durante la partita. E passiamo alla Genos. Abbiamo Le Strade d'Inchiostro, da 1 a 6 giocatori. Sì. In cosa consiste? Qui si lanciano dei dadi. Sì. Dei dadi segnano il tragitto che dovrà fare la nostra strada, e dovremo disegnare con quei famosi pennarelli che si cancellano, disegnare il percorso in base ai dati che sono usciti. Ok. Un altro gioco è Gugong, da 1 a 5 giocatori, dalla durata di 60-90 minuti, okay, dai 12 anni in su. È un gioco abbastanza strategico, quindi noi dovremmo cercare di bilanciare le nostre carte. Le carte che offri devono avere il valore superiore di quelle che ricevi, per cercare di rimanere bilanciato con le tue carte. Quindi è un po' di strategia, dovrai studiare anche gli avversari e riuscire a scartare bene le carte. Ok. Qual è l'obiettivo? È ricevere udienza con l'imperatore. Quindi andiamo avanti. Io ho finito. A te la parola e chiudiamo. Bellezza. Ripartiamo con l'altra parte dell'Asterion.
Oliver Twist, un gioco, 2-4 giocatori, 45 minuti, 10 anni in su. La grafica dovrebbe essere la stessa del Giro del Mondo in 80 giorni. Semplicemente andiamo a interpretare un gruppo di ladruncoli che deve riuscire a rubare dal mercato più roba possibile per poi darla a Fagin. Proseguiamo con Pandemic, la caduta di Roma. Da 1 a 5 giocatori, 30 minuti, 8 anni in su. Cosa porta questo nuovo Pandemic sul tavolo? Una cosa particolare. Semplicemente si va a rappresentare gli anni della caduta di Roma. Noi saremo i romani e dovremo cercare di riuscire a non far cadere Roma, placando gli attacchi ai confini dei barbari, placando le insurrezioni interne, placando la mafia politica che si era creata in quegli anni. Sembra interessante. Diverso dal solito Pandemic. Io dico The Expanse, il gioco da, esatto, il gioco da tavolo, 2-4 giocatori, 60 minuti, 14 anni in su. È un gioco che va a rappresentare l'omonima serie televisiva. Proseguendo, A Song of Ice and Fire, un altro gioco della famosissima serie TV Il Trono di Spade. Un gioco da 2 giocatori, 45-60 minuti, 14 anni in su. Lo starter pack Stark contro Lannister. Poi c'è Snow Time, un gioco, 3-5 giocatori, 30 minuti, 10 anni in su. Semplicemente ci troveremo sotto all'antico albero sacro e ci troveremo con questi folletti, penso, perché non è specificato, a combattere a colpi di palle di neve contro gli avversari. Questo titolo, Nictofobia, mi incuriosisce tantissimo. Ha una meccanica molto particolare. Il gioco è 3-5 giocatori, 30-45 minuti, 14 anni in su. Questo gioco, la Nictofobia, dice che è la paura del buio. È un cooperativo dove bisognerà cercare di scappare da un cattivo che ci vuole uccidere, però noi saremo non bendati, avremo degli occhiali oscurati. In base a dove andiamo dobbiamo usare gli altri sensi. Andando avanti, Tokyo Highway, la famosa autostrada giapponese. 2-4 giocatori, 8 anni in su, 30 minuti. Forse. Ah, sì, sì. Questo gioco ha la particolarità che non c'è una vera e propria plancia, ma lo scopo del gioco è costruire la famosa autostrada, la famosa strada Tokyo Highway, e cercare di mettere le automobili in un determinato modo per fare più punti di vittoria. Pandemic, il 10° anniversario, anche qui c'è un applauso. Anche l'altra volta Pixie, sì, ci vuoi anche qui. Questo rifacimento del gioco, che conoscete benissimo, ha come particolarità la componentistica un po' più d'elite. La scatola in metallo, a forma di valigetta del medico. Dentro ci saranno le pedine fatte in plastica. Per fare un tributo alla prima edizione, i token non saranno trasparenti in plastica ma in legno. Insomma, tutte piccole particolarità che vanno a rendere questo anniversario unico. Poi c'è Gizmos, un gioco 2-4 giocatori, dai 40 ai 50 minuti, 14 anni in su. Bisognerà cercare di costruire un generatore e vincere la grande fiera della scienza. Orbis, un nuovo titolo dai 2-4 giocatori, 45 minuti, 10 anni in su. Dovremo andare a popolare le terre di Orbis, plasmando villaggi, monumenti, foreste, fiumi e quant'altro. Abbiamo la riedizione del Trono di Spade, il gioco da tavolo, il gioco 3-6 giocatori, 180-240 minuti, 14 anni in su. E infine, un titolo, io perché amo il film, cioè mi è piaciuto il film, è Kick-Ass. È un cooperativo, bisogna interpretare da 1-4 giocatori che faranno i supereroi e dovranno difendere la città dalle minacce dei malvagi, fino ad arrivare all'ultimo scontro al boss malvagio. E niente, vi salutiamo dicendovi: polliciate se vi è piaciuto il video, condividetelo che ci date una mano a prendere visibilità. Sì, dai, ci stiamo vediamo. Impegnando tanto. E soprattutto ci vediamo a Lucca. Sì. Perché sì. Il 2, 3, 4 novembre noi siamo a Lucca. Sicuramente come al Modena faremo qualche iniziativa. E oltre questo non ci rimane che salutarvi. Ci vediamo a fine novembre. Per le uscite di dicembre e per gli auguri di Natale. Esatto, chiaramente esatto. Ci saranno. Vi daremo gli auguri di Natale in anticipo. E niente, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao. Vedete? Cioè. È assurdo. Per una vite che ci siamo persi. Una vite comporta l'utilizzo di 1 milione di elastici. Come sapete, gli elastici hanno distrutto un cocomero. Possono tenere una macchinetta da 600. Esattamente. 600.